proprio minimale, eh. Ti prego, fammi mettere sto cazzo di coagulo di merda. Grazie. A posto, grazie. Così lo prendo pure. Tilto. Allora, tilto. Ma perché non lo fanno decente sto coagulo di merda? Vabbè, ho preso il bot. Dovrei letteralmente dire i bot sono intelligenti a fare... a counterare sto cazzo di nuovo killer e poi... la prende così nerciolo. La cosa buona è che con... Fatua scel... Ah, non posso stare così vicino, merda. Ah, non è così come pensavo. Voglio capire quanta è la distanza che posso mettere la coppia. Che non capisco neanche quanto cazzo è lento a caricarsi ogni volta la coppia. Minchia, non posso stare un cazzo vicino. Ma fa cagare, fa la tua scelta. Ok, ora me lo fa mettere. Vediamo quanto distante posso essere. Così è troppo vicino. Ok, fa la tua scelta, non è molto buono allora. Non è neanche così male, forse. BBBots, grazie del follow e benvenuto ai serpentelli. Spero che ti troverai bene qui con noi. Eh dai, non è così male alla fine. La distanza credo sia la stessa per cui si ricarica l'anticamping. Nel senso, forse. Ciao Riccardo, buonasera caro. Forse no, non esattamente. Vediamo se riusciamo a mettere un altro coso di qua. Non è così male in realtà fare la tua scelta, sapete? Sapete? Perché alla fine ti allontani. Dopo che vengono a fare il save ti ritiri e ti trasporti. Se lo prendevo avrei goduto come un animale. Joke, no joke. Tipo, siamo un attimo lontani. Piace. Qua la tua scelta non così male. Il problema è che ti devono se ti rompono la copia, chiaramente poco puoi fare. Però posso lasciarne un anche tipo qua. Ce ne ho tre intorno al gancio in pratica. Oh oh oh, sniped bitch. Hit, buono. Peccato che non ce l'aveva perché era in cooldown. Quando la rilascio la coppia, che non ho capito. Ogni tot. Cioè, vorrei dirti che lo so esattamente, ma la realtà è che non ne ho la più fucking pallida idea. Quando si carica la barra sui lati, quello sì, però non so. Ogni quanto, capito? Cioè, non ho un numero... Ciao, amica! Anche a questo game li sto asfaltando, comunque. E poi torniamo a questo gancio qua, tra l'altro.
Barbecue su di lui è molto forte, sull'ignoto. Barbecue è veramente tanto forte su di lui. Mi piace anche questo fa la tua scelta. Ehi, ciao. Divertitevi, buonanotte a tutti, purtroppo domani lavoro di nuovo, quindi devo stare pro. Non ti preoccupare, Blondie, grazie di essere passato del saluto. Ti auguro una buonanotte. Jerry, grazie del sesto mese. Vediamo come il bot legge in inglese. Non l'ho sentito, onestamente. Cascato, quindi mi sono un attimo perso. Nice. Ciao Cree, buongiorno. Che tier lo metto? Io lo metto in B. Pure di S, cioè. No, mi sono tippato troppo lontano. L'avrei ucciso qui. Se mi fossi tippato a questo l'avrei preso. Il suo potere non è così forte. È utile ma non è così forte. Questa è stata veramente nice però. Ha quello per sparire. Oddio. Dove cazzo è sparito? In un locker, forse? No. Dove cazzo è andato? Molto facile da schivare, sì. Vabbè, vai a fanculo, è rimbalzato male. Per sparire. Sì, ha il perk per quando li colpisci non lascia più tracce di sangue, cose varie. Sai chi secondo me il tiro di questo kill dipende da quanto slow mastery. Vale per tutti i killer come cosa, ma più di più. Vabbè, ma quello è in generale. Però no, secondo me no. Comunque hai una limitazione sempre con ogni kill. Non l'ho stoppato neanche una volta alla fine. Devi considerare che la Nurs è il killer più forte del gioco, ma è quella che chiaramente devi masterare meglio. Volendolo puoi applicare sì per tutti, però ognuno ha comunque un suo massimo, ecco. È dentro un locker la Jayne. Perché gli vedrei l'aura se no. Basement, quello che è. Ma la tua scelta come funziona? Quando tu appendi un sopravvissuto, se sei a tot metri di distanza si attiva. Quando viene sganciato quel sopravvissuto, chi lo sgancia diventa one shotabile. Mi piace questo rumore, ragazzi. ASMR. Facciamoci qua una copia. Vabbè, GG in teoria. Abbiamo la botola, la porta e la porta nella stessa visuale praticamente. Rumore di Mythic Trebbia che era un campo da calcio pieno di giocatori.
Ma mi fai evocare? Ecco, tipo qua, vedi come... Un po' di... L'unica cosa che lo bufferei un po', forse, è il cooldown dei TP. Perché ci mettono veramente tanto a caricarsi. Poi adesso, perché non mi si sta caricando? È qua, comunque, il surf. Fuck. Come l'hai lasciata cliccando il potere? In che senso cliccando il potere? La copia? No, si evoca e basta. Se io alzo le mani dal mouse si evoca e basta. Ogni tot tempo ti rilascia automaticamente la copia, in pratica. No. E poi l'ho finito il gioco. Che gioco? Quello di mettere in ordine. Posso anche decidere io, vedi a sinistra che comunque aumenta. Vedi che aumenta e diminuisce. Quando tiro fuori il pisello diminuisce, però quando non lo faccio la rilascio. Quindi più o meno posso forzarla dove metterla. Però comunque devi aspettare il cooldown. Aveva solo 13 livelli XD. Ok, sono 1 e 12.